Amici Cellular Magazine, ben ritrovati sul nostro canale YouTube, sono Ivan Paparella. Oggi abbiamo con noi un ospite prestigioso, il nuovo Huawei Watch. Una volta ogni tanto vi faccio vedere anche la confezione, perché è davvero una confezione importante. Perché? Perché l'ambizione di questo Watch è quella di diventare un orologio bello, prestigioso, da esibire non solo per technofan, per gente che si diverte a esibire e a utilizzare la tecnologia. Vedete che c'è una scatola importante, anche i materiali della scatola sono veramente piacevoli. L'orologio è un orologio che secondo me ha qualche contraddizione. Mi date qualche istante che cerco anche di allacciarlo in maniera veloce. Perché vi dico questo? Perché a fronte di una cassa davvero molto piacevole nel disegno, nell'utilizzo dei materiali, abbiamo invece questo cinturino che ha un pellame secondo me di una qualità non proprio eccezionale. Anche le rifiniture non sono proprio perfette, però naturalmente trattandosi di un orologio vero e proprio potete decidere di utilizzare anche dei cinturini alternativi. Dispositivo che utilizza Android Wear, quindi che può dialogare con Android 4.3 versioni successive, ma anche con iOS da 8.2 e versioni successive. Poco oltre il centimetro di spessore, quindi neanche molto ingombrante. Un display che viene completamente utilizzato per quanto riguarda i pixel, 400x400 la risoluzione, 1,4 pollici la diagonale. Il pannello utilizza una tecnologia AMOLED, quindi colori molto vivi, contrasti molto, molto evidenti. Vi volevo far vedere, mi scusate un attimo, lo prendo molto velocemente, anche il caricabatteria, perché è molto curioso e comodo da utilizzare. Bisogna semplicemente far combaciare la parte inferiore dello smartwatch con la contattiera e lo potete agganciare poi a una porta USB di un computer oppure a un plugin per la classica presa di corrente. Lo sviluppo del sistema operativo è quello solito, con la possibilità di interagire facendo dei movimenti da sinistra verso destra, e poi c'è tutta la distribuzione in sequenza delle varie applicazioni. Vi segnalo solo le cose particolari, perché Android Wear ormai lo conosciamo piuttosto bene. Abbiamo una applicazione che è questa, frequenza cardiaca, che utilizza il sensore per il battito cardiaco, che ovviamente è collocato sotto alla cassa. Ci sono poi altre due applicazioni che sono studiate appositamente da Huawei per questo smartwatch, che ci permettono di tenere sotto controllo sia la nostra attività tipo di runner, quando si va a correre, ma qualcosa di più normale legato ad esempio al contapassi. Una funzione più consueta è questa verde. Sono due applicazioni che sono integrate da Huawei all'interno dello smartwatch, che potete utilizzare. Poi ci sono tutte quelle altre tipiche di Android Wear, e le ritrovate sistemate in colonna. Cosa interessante, è noto il fatto che si possano gestire le watch face dell'orologio. Basterà tenere premuto qui sulla, diciamo, sulla schermata home dello smartwatch, e muovendovi verso destra e verso sinistra avete una quantità importante di face da utilizzare. Huawei ne ha inserite alcune proprietarie. A noi è piaciuta tantissimo questa con il fondo blu, ci sembra un giusto mix di eleganza e di sportività insieme, è davvero molto piacevole, ma naturalmente, trattandosi di un fatto di gusto personale, potete sceglierne tantissime. Parlando di un utilizzo più pratico, la batteria è da 300 mAh. Al solito, trattandosi di uno smartwatch, bisogna vedere se si decide di tenerlo in funzione anche durante le ore notturne o se lo si spegne durante la notte. Diciamo che è un po' difficile riuscire a fare due giorni consecutivi, dipende un po' dall'utilizzo. Se lo tenete al polso anche di notte, va assolutamente ricaricato una giornata successiva. Se invece lo tenete spento, magari arrivate a stento alla fine della seconda giornata, ma in realtà anche questo smartwatch ha necessità di essere ricaricato quotidianamente. Prezzo: siamo appena appena sotto i 400 euro, quindi un prezzo davvero importante, sicuramente giustificato dall'esclusività delle finiture per quanto riguarda la cassa, una confezione prestigiosa, e dal fatto che verrà distribuito non solo presso i classici canali della grande distribuzione, ma anche a chi vende orologi proprio come lavoro. Un prodotto che comunque a noi è davvero molto piaciuto, con l'unica pecca per la versione che ci è stata inviata di questo cinturino in pelle, che non ci ha del tutto convinto. Detto questo, è sicuramente uno degli smartwatch più interessanti e più piacevoli che si possano trovare sul mercato. Bene, direi che abbiamo fatto così una disamina abbastanza veloce del nuovo watch di Huawei. Mi fermo qui e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.